Bene ragazzi, qui di con Creepypasta, quindi load game. Allora, file, oddio, cos'è? Perché ce n'è due? Non saprei. Ah, forse l'ho salvato due volte per essere tranquillo, è vero. Ok, andiamo via, allora, andiamo via di qua, ragazzi. Creselle Town, non mi ricordavo già più il nome di questa. Cioè, dovevamo andare quindi dal teatro. Ah no, ok. Avevo capito che dovevamo bene, perché io stavo seguendo i dialoghi, ecco. Allora, comunque ragazzi, alcuni hanno detto che il gioco è stupido, che il gioco fa schifo, che il gioco è fatto un po' a caso. È vero, ed è proprio quello il bello, nel senso, è un horror che tenta di essere un horror e non ci riesce, la cosa mi fa un sacco ridere. E ha degli spunti interessanti realizzati malissimo e la cosa mi fa divertire alla fine. Quindi lo sto giocando perché mi sta davvero divertendo, per quanto sia brutto, ma è proprio perché è così brutto che mi diverte. Tesoro, perché sei uscito con questa pioggia? Ero preoccupata per te. Ora vai a farti un bagno. E mi sono già lavato con la pioggia, ma... E vai a letto, è tardi. No, non volevo andare a letto. Poi accadono cose quando mi sveglio. Intanto salvo, va? Sì. Ok, dai, andiamo a letto allora, sì. Stai dormendo. Ah, però... Oh, Rainbow Dash, sì, possono spezzare la barriera del suono, è una cosa fantastica. Eh sì, immagino. Perché... Che bel sogno, dove ci sono i pony, le farfalle, tutto. E questo ragazzo qua è davvero un figo. Parla tanto quanto te. Ok. Stanno prendendo per il culo il fatto che il programmatore non mi fa parlare. Bene. Ehi là, è molto importante studiare. What? Perché non stai giocando? Dovresti essere molto felice in un posto come questo. Mangiamo della torta. Oddio. Che cosa c'era in quella torta? amica mia, amica Sparkle Rainbow, che cosa c'era? Pinky, lascialo a me. Che... Quella non è una torta, quello è un fottuto Ben Drone, del mio cellulare vibra impaurito da tutto ciò. Me lo metto tra le gambe, scusate. Hai avuto un incubo con Ben, ti puoi davvero fidare di lui? Tua madre è uscita già al lavoro, è una puttana con una sola palla. E quindi le vado a rovistare nei cassetti e vi prendo, le rubo i vibratori. Non per un uso personale, ecco, cosa avete capito? Li regalo a Ben. Boh, usciamo, che devo dire? Ah, c'è PewDiePie. Ah no. Buongiorno, Gennari. Cos'è successo? Sembri strano, andiamo al teatro. Ma no, perché mai? Vabbè, Ben cammina con me adesso, purtroppo. Io non volevo andare al teatro, però... Oddio. Siete pronti? Buongiorno. Ma come è scritto? Buongiorno. Buongiorno Mefi, ci siamo andati a teatro oggi, ok? Certo, ho controllato le montagne, il fiume questa mattina ed è tutto ok. Il giorno è chiaro, c'è il sole, oh, andate un po' dove volete. Grazie Mefi, apprezzo molto. Quindi, Gennari, andiamo. State attenti ai posti comunque, se vi serve qualcosa venite a parlare da me. Ok, e se ne va con una lentezza esasperante. E si mette a guardare un pino. Voi non so se potete vedere perché ho paura che la mia telecamera lo stia coprendo. Ehi, Gennari! Andiamo a continuare le cose. Va bene. Ok. Si va. Sì, io mi cago. C'è un teatro, sicuramente. Hai trovato una carta... queste qua sono belle. Jeff, si sa... Lucas Boato. Il creatore del gioco in sé per sé. Come l'idea kantiana. Un vero sognatore. No, cos'era Hegel? Un vero sognatore. Di 3 anni fa sta roba. Basta. Comunque un vero sognatore. Ben si è fermato. Gennari! Ti piacciono le creepypasta? Pensi che io sia un mostro? No? Che cazzo di frase è? Sei un vero amico. Mi fido davvero di te. Gennari! Va bene. Grazie per questi dialoghi. Grazie anche a te, signora dai ragazza dei capelli rossi che non sa truccarsi. Vabbè. Fermatevi, questa donna è posseduta da un demone chiamato Zalgo. Di solito spieghiamo le cose in maniera scientifica. Mi piace chiamarlo malattia di Zalgo. Questa malattia di questa città, il governo sta per lanciare una bomba nucleare qui e distruggere tutti i segni di vita nell'aria. Ma la nostra società l'ha fermata. E voi quindi siete i Men in Black?
Non dire cose stupide. Io sono Christopher, uno dei quattro cavalieri reali dell'SCP Foundation. Spero che conosciate la creepypasta. Infatti, quel sito che hai trovato su internet è solo una cosa fatta per farti pensare che ciò che è reale non è reale, così bla bla bla, così confondiamo la gente. Ma c'è un altro punto. Siete solo dei bambini, ma i miei ordini sono di uccidere chiunque diffonda informazioni, quindi niente è successo qui, ok? Ok, immagino, mi potete dare un bacino, un numero di cellulare per un'emergenza? Ah, noi dell'SCP non possiamo avere un numero, ma che cazzo stanno dicendo? Ecco, ha dato proprio il numero di cellulare, bene. Cosa aveva detto prima allora? Beh, è meglio per voi due se state a casa fino a che non rendiamo sicura la zona e prendiamo questa zona. Rendiamo sicura questa zona dalla malattia di Zalgo! Va bene. Va bene, perché dei militari che hanno. Ecco. Dei militari che hanno come obiettivo quello di rendere tutto segreto. Wow, ok. Cos'è che fanno? Danno il cellulare e poi li lasciano andare in giro felici, ovviamente. Abbiamo la Rake Card adesso. Attacco 2900. The One of Creepypasta. Però quanto è brutta sta cosa. Ok. Dopo la Rake Card abbiamo la... No, ne manca una. La Creepypasta Suicide. Cos'è? E visti che siamo che bisogna che mi passa. Ok. Con questa carta possiamo mandare al cimitero la gente. Vetiater, bene, dove? Su, immagino. Figa, ok, l'entrata è figa, dai. È probabilmente uno scheletro falso che era usato nel teatro. Ma che figata. Ok. Tails era? Mi sa che è Tails quella nuova. Scusate. E quindi? Nel senso, era quella? Sì, ok. Perché me la fanno trovare ora quella di Tails? Oh mio Dio, quanto è bella quella creepypasta, madonna, quanto è bella. C'è un... vabbè, sta musica. C'è una nebbia rossa. Andate via! Voglio stare da solo! Andate via! No, voglio stare da solo! Cos'è? Un feto magico! Vabbè. Squidward... Ah, Squidward si è ammazzato. Il crinetto continua a suonare. Va bene. Datemi... Perché? La ombra se n'è andata. Che cazzo era quella? Hai visto la faccia? Andiamo in un'altra stanza. Sì. Esatto. Che idea geniale. Andiamo in un'altra stanza. Che palle. Vabbè, ci mancava Black Ghost lì. Ah, ho usato maledizione. Che cosa epica. Oddio. Pa 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 pa. Sei qua, io sono da solo. Così tanto... Oddio. Mi signò! Vabbè, ma mi signò! Mi... Cosa ho fatto? No, ho sbagliato. Non volevo. Cosa ho fatto? Perché Ben ha preso un coltello? No, non l'ho fatto apposta. Che cosa è successo? No, Ben. Mi sa che devo per forza parlare con quei tizi, ragazzi, sennò di qua mi sa che non ne... La musica mi sta dando un fastidio... Oddio!
Oddio, no, no! Devo andare a vedere una guida. Fanculo, sta musica del cazzo. Ok, credo che bisogna combattere. Sì, ma sti suoni mi stanno dando fastidio. Cioè, no, non ci credo alla cosa della creepypasta, però mi stanno dando un fastidio atroce, come se... come se dovessi sentire, che ne so, io... oh mio Dio! C'è una ritroviamo sali veloce, c'è una maledizione, va bene, rip, rip in peperoni. Ok. Vaffanculo, basta. Fra l'altro, guardando quella guida che ho guardato, vaffanculo. Ho scoperto che qua c'è un salvataggio. No. No. Non siate così cattivi nei miei confronti. Ecco. Cosa succede? Perché c'è mia madre qua? Se hai paura delle cose che non puoi vedere? Sto giocando con mio amico Jack. Oh no! Jack, Eyeless Jack, questa non la conosco. Laughing Jack. Non la conosco comunque, anche se hai la pelliccia. Oh mio Dio, sto impazzendo, non posso più farcela. Non aver paura, lui ride, questa è follia. Sally, andiamo via, non mi sento bene. Ah, questa è la pisella. Oh no, i piselli, no. Ah, sì invece. No. E invece sì. Cosa succede? Cosa devi dire, Sally? Ci sono creature che stai proteggendo. Preferisci loro a noi? Come? Ma dai, sei una donna per una ragazza pazza. E si mette a piangere. Perché piange? Perché hai detto che sono paurosa e folle. Che è vero. Mi sento molto in colpa. Non sei sola, davvero, possiamo essere amici? No, possiamo essere amici per sempre. Sì, amici per sempre, Jennery? Amici per sempre. Eh sì, ho paura che mi ammazzi altrimenti. Ok, ricordatevi di mio cugino. È molto bello. Ok. Così proprio, così se ne va. Se va così con stile, vaffanculo pisellaio magico, ok. Salvo tantissimo. Ok. E basta, ho capito, sì, andiamo qua. Cos'è? Questo computer è acceso in Minecraft. No, non c'ho voglia di... 2x game. Suicide Mouse, che bello. Oddio, devo anche vedere quei affari. Oddio, questo è Lost Silver, mi sembra. Pokémon Lost Silver. Io gioco a Pokémon Go, tiè. Questo computer mostra solo questa immagine. Probabilmente parte di un gioco. Ce l'ha coi pony questo gioco. Vabbè. Oh no, è Herobrine, quitti bug, chiudi quella voce da gallina. Sally, grazie, i demoni mi hanno mangiato i piedi. Oh, Sally, la cugina di Sally. Oh no, la maschera da cogliona. Il mio nome è Samira, me la sono tolta perché sembravo idiota. Sembri la sorella di Sally, Sellarella. Che cos'è successo agli amici per sempre? Grazie a Ben non c'è più il kebab, la mia maschera è da coglioni. Abbiamo la lunga chiave, perché noi? Perché Jennery è il prescelto. Ma non essere un dino oggi, sì una patata domani. Oh no. Ok. Quindi adesso. Troppi dialoghi ragazzi, troppi. Cioè, fosse una trama incredibile, allora ok, ma per dei dialoghi così, no. Ok, andiamo. Va bene, vai. Usa la lunga merda. Abbiamo la special soundtrack, va bene. Hai trovato una carta di Yu-Gi-Oh? Come? Ah! Ora posso entrare in tutte le stanze di questo... siamo già entrati in tutte, sai com'è? Va bene, voglio solo uscire di qua che mi sono rotto i coglioni di sto posto magico. Vaffanculo. Oh, we are out, guys. We are safe. We are so fucking much stronger on my fucking way. My wow. Sì. Allora. E questo theater? Ok. Cos'è il buco? Ah, ok. Ah, è qui? Certo, è meglio non andarsene via di corsa. Ma qua c'è casa del fantasmagorico amico magico. Ok, facciamo che vado a casa, salvo e ci vediamo al prossimo video perché qua sta sfociando in... Chiederò a tua madre di dormire con lei. What the fuck? E quindi sono rimasto solo? E qui... Oh mio Dio, sono la... Cosa succede? Vabbè, io salvo, ecco. Sì, ecco.